Antipodi è una bella parola quando la pronunci. Sembra che fai un'acrobazia con la bocca. Io gli antipodi me li immaginavo un posto così lontano che quando ci dovevi andare, se per caso ci dovevi andare, non sapevi neanche se c'erano per davvero. Pensavo, gli antipodi devono essere un posto così grande e silenzioso e bello che se anche per caso uno si perde, anche se per caso uno non sa più dove andare, dice e vabbè, e poi va avanti lo stesso. Io mi chiedevo sempre, chissà che tipo di montagne ci sono agli antipodi, chissà se si può sciare, chissà che cosa fanno per passare il tempo. Chissà com'è il cielo. A me questa idea degli antipodi mi affascinava. Volevo andare in Nuova Zelanda e sciare e vedere com'era la neve. Perché non è mica facile immaginare com'è la neve agli antipodi. È sempre neve, sì. Ma com'è che è? Poi le curve, mi dicevo, agli antipodi, una curva, resta sempre una curva. Allora sono andato a vedere. Io e Damiano abbiamo preso un aereo, ci siamo portati gli sci, abbiamo noleggiato un camper e poi siamo andati a girare. Sciare in Nuova Zelanda vuol dire viaggiare, fermarsi a guardarsi in giro e poi scegliere una montagna su cui vuoi sciare.
Ad andarci sopra le montagne della Nuova Zelanda, ti viene da pensare che gli antipodi sono ancora la terra prima degli uomini, prima delle fabbriche e delle strade, prima del caos e della confusione. La terra prima di tutto. Si vale la pena di andarci agli antipodi a sciare? Secondo me sì.